Ciao, sono Alessio Piamonti, sono un progettista di impianti elettrici e anche il fondatore del brand Il Professionista Elettrico e del Circolo Elettricisti Illuminati con i quali divulgo in Italia agli elettricisti le normative in modo semplice e chiaro. Oggi voglio farti una domanda, caro elettricista che sei all'ascolto. Le prese elettriche le devi per forza proteggere con dei differenziali da 30 mA? È così oppure no? Semplicemente la risposta è no, non è vero che devi per forza utilizzare il 30 mA. Ci sono certi casi in cui va usato, perché la normativa lo prescrive, ad esempio per le prese destinate ad alimentare apparecchi all'esterno, per prese fino a 20 A negli ambienti civili. Quindi ci sono tutta una serie di prescrizioni, ma in tutti gli altri casi in cui non c'è prescritto di utilizzare il 30 mA, tu puoi mettere un differenziale anche con una sensibilità più elevata, un 100 mA, un 300 mA. Ma attenzione, devi sempre farlo nel rispetto della protezione contro i contatti indiretti. Quindi nel classico sistema TT devi assolutamente fare il coordinamento con la resistenza dell'impianto di terra. Non voglio scendere troppo nei dettagli che magari ti annoio con queste cose, ma mi raccomando, stai sempre aggiornato sulla tua formazione in modo da evitare che qualcuno possa con qualche affermazione così fasulla dirti che ci vuole per forza quel tipo di interruttore, che ci vuole per forza il 30 mA, eccetera, eccetera, eccetera. Ciao, professionista!